pomeriggio, benvenuti, ben ritrovati. Una nuova puntata di In Prima Linea, la nostra diretta quotidiana, il nostro spazio di informazione dedicato agli approfondimenti sui temi caldi di attualità, sulle notizie di oggi. Lo facciamo come sempre con ospiti in studio, in collegamento, in streaming da remoto. Innanzitutto voglio dare il benvenuto agli ospiti che sono venuti quest'oggi a trovarci nei nostri studi. Do il benvenuto a Diego Sarno, che è un new entry della nostra trasmissione, consigliere regionale del Partito Democratico. Benvenuto Diego Sarno. Grazie. E ben ritrovata invece a un ospite che ormai tutti i telespettatori di Prima Antenna conoscono bene, non soltanto, Carola Quaglia, responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione di ATC Piemonte. Buongiorno Paola, Centrale. Buongiorno a tutti. Ecco, ci sarà modo quindi di fare un focus, un approfondimento quest'oggi con Carola su cosa vogliamo accennare, poi nella seconda parte della trasmissione ci sarà tempo e spazio per... Sì, parleremo di Cortili ad Arte, che è un'iniziativa che coinvolgerà appunto tra i cortili della città di Torino anche quelli di case popolari e inizierà la settimana prossima, quindi avremo modo di vederlo insieme dopo anche con la Fondazione Contrada, che è uno dei partner. Ecco, con i nostri ospiti, quest'oggi in primo piano, come sempre, la campagna vaccinale che, come sapete, sta procedendo in modo spedito in Piemonte. Da domani parte la campagna nelle farmacie e a questo proposito vorrei subito coinvolgere nel nostro dibattito il nostro ospite che abbiamo in collegamento streaming. Do il benvenuto, ben ritrovato a Guido Giustetto, il dottor Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei Medici e dei Chirurghi di Torino. Benvenuto dottor Giustetto e grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, dottor Giustetto, insieme a lei facciamo il punto sulla campagna vaccinale, sta procedendo in modo spedito, ieri si è toccato il target delle 40.000 vaccinazioni in un giorno in Piemonte, ci sono diversi dubbi, incognite, intanto quella legata alla variante indiana, Delta, ci spiegherà, poi magari lei ci farà chiarezza se questi vaccini appunto sono in grado di coprire questa variante. E poi vorrei partire con lei appunto dalla notizia data poc'anzi, ossia che da domani partono le vaccinazioni anche nelle farmacie, è possibile prenotarsi per la vaccinazione in farmacia sia attraverso il portale della Regione Piemonte, il Piemonte ti vaccina, e le prenotazioni ormai per questo fine settimana sono sold out fino alla fine della prossima settimana, e non soltanto, ne abbiamo parlato con il presidente di Federpharma, quindi già boom di adesioni, per non parlare degli open day, open night che sono stati presi d'assalto nel giro di pochi minuti dai più giovani. Ecco, voi come Ordine dei Medici avete sollevato qualche perplessità riguardo la somministrazione del vaccino in farmacia. Innanzitutto per questa sorta di vademecum dei farmacisti, nel quale si legge che appunto non è necessaria la presenza di un medico all'interno delle farmacie al momento delle vaccinazioni. Poi cos'altro non vi convince? No, ma guardi, il problema l'ha già sollevato lei, cioè è la questione della presenza del medico. Noi ci rendiamo conto, d'altra parte, che il fatto di mettere in campo le farmacie ha un obiettivo, cioè quello di allargare le possibilità di ricevere un vaccino per tutti i nostri concittadini. E siccome i medici di per sé sono già dei vaccinatori, chi nel proprio studio, chi negli hub, ma insomma svolgono già questa attività, mettere un medico e un farmacista insieme era praticamente inutile rispetto all'obiettivo di allargare la platea dei punti vaccinali. Quindi di questo ci rendiamo conto. Ci rendiamo anche conto della necessità di fare in fretta a vaccinare molte persone, però ci sono due aspetti importanti da sottolineare, così come anche alcuni casi di cronaca recenti hanno messo in evidenza. Il primo punto è questo, che fino a questo momento c'era un aspetto dell'attività del medico, che è quello di raccogliere l'anamnesi, cioè parlare col paziente per conoscere la sua storia clinica, al fine di valutare eventuali controindicazioni al vaccino. Questa attività fino ad oggi è sempre stata un'attività riservata dal medico, perché oltre che per poter, come dire, raccogliere le notizie, ma per poterle interpretare è necessario un background medico, c'è poco da fare su questo. Ora, nel vademecum per il farmacista,
che è stato fatto dalle farmacie insieme con, se non sbaglio, l'Istituto Superiore di Sanità, è espressamente detto che il medico può non essere in farmacia. Noi abbiamo molti dubbi su questo punto qua, cioè il fatto che sia sufficiente l'intervista fatta da chi non è un esperto di medicina nel poter screenare i pazienti che potrebbero avere qualche problema. Questo è il primo punto. Il secondo punto, molto velocemente, è il fatto che se un paziente in farmacia ha un disturbo dopo il vaccino, dopo la vaccinazione, non si sente bene, ha un disturbo che, io vi dico, il più delle volte probabilmente è dovuto all'ansia, alla preoccupazione, però deve ricevere, questo paziente deve poter ricevere una risposta certa, e cioè il fatto di poter dire non c'è niente che ci preoccupi, è una forma di ansia, stando ancora un momentino seduto passerà, oppure invece decidere di prendere di avere un atteggiamento più interventista. Ecco, questo è il secondo aspetto che ci lascia un po' perplessi. Queste sono le due ecco, motivazioni sulle quindi, quali noi sì, onestamente momento... non siamo d'accordo. Al momento della vaccinazione, no? Noi siamo abituati appunto a questa ricostruzione dell'anamnesi di cui ha parlato, no? Da parte del medico che fa una sorta di intervista al cittadino che vuole sottoporsi alla vaccinazione. Quindi questo momento, questa fase non è proprio contemplata, prevista in base a questo vademecum? No, è contemplata. No, è contemplata, ma è svolta dal farmacista. Ecco, che lei dice, sì, non è un medico chirurgo comunque. Quindi, non è il suo lavoro, diciamo solo questo. Anche se i farmacisti in questi mesi hanno seguito comunque dei corsi di formazione, sono stati preparati per affrontare questa campagna comunque. No, certo, ma questo certamente... Ma non sono dei medici, dei corsi. Lei dice. Non credo che non basti un corso di qualche ora per dare una formazione approfondita su quelli che possono essere le controindicazioni di una vaccinazione. Molto chiaro, Presidente. Una sua valutazione di come stanno andando le cose. Io poc'anzi in apertura ho detto che la campagna sta procedendo spedita, da lunedì scorso siamo in zona bianca, si parla anche di una... graduale, come dire, attenuazione di tutte le misure, fermo restando le classiche norme anticontagio, di distanziamento, di igiene personale. Per quanto riguarda la mascherina, proprio notizia di oggi si parlava di una data, metà luglio, appunto avanzata dalla Lega nello specifico per appunto liberarsi della mascherina all'aperto, non al chiuso. Secondo lei sono misure, insomma, stiamo andando nella direzione giusta o ancora una volta la prudenza dovrebbe essere antecedente, insomma avere una priorità? Ma guardi, la differenza grossa l'ha fatta lei, cioè chiuso e aperto. Sono proprio due ragionamenti diversi che dobbiamo fare. Quello che noi abbiamo imparato nei mesi scorsi, ma diciamo anche nel 2020, è che il virus si trasmette attraverso l'aerosol. L'aerosol, per capirci, è la espirazione che noi facciamo e che riempie una camera, per esempio, una stanza, un luogo chiuso. Immaginate facilmente che questa stessa espirazione a livello di aperto, quindi se siamo in un campo, se siamo per strada, se siamo a fare una passeggiata, questa stessa espirazione si diluisce in molti più metri cubi d'aria, non dico infiniti, ma quasi. Per cui la possibilità che avvenga un contagio all'aperto è veramente molto rara, a meno che non si sia all'aperto, ma si sia 15 persone, uno intorno all'altra, e ci si respiri uno nella bocca dell'altro, per così dire. Ma tolta questa esagerazione, quando si è all'aperto, il rischio di trasmettere la malattia con, ovviamente, il tasso di... prevalenza di virus che c'è in questo momento, non avrei detto la stessa cosa qualche mese fa, con la quantità di virus che circola adesso, col tasso di circolazione che c'è adesso, stare all'aria aperta senza mascherina è una cosa anche credibile. Se rimane l'iconica, se si mette la data del 15 luglio va bene.
No, dicevo, scusi se l'ho interrotta, rimane un po' l'incognita di questa variante cosiddetta Delta, no? La variante indiana che appunto abbiamo visto, no? Nel Regno Unito è stata procrastinata la data della riapertura di tutte le attività, in Italia ancora non circola, però comunque è insomma un nemico... Non direi che non circola. Allora, circola. Guardate. Quindi guardate, se circola ormai c'è... Allora, il problema delle varianti è queste. Per dire se ci sono bisogna cercarle. In Italia noi facciamo poche determinazioni complete del genoma virale, per cui in realtà non siamo in grado di dire quanto circoli. Quando la si cerca, la si trova. Tenete conto che la variante indiana nel giro di poco ha raggiunto in Inghilterra, in Gran Bretagna ha raggiunto, mi pare, l'80% di tutte le tipologie del coronavirus. Quindi è un tasso molto alto. È facile che in Italia sia ancora basso, ma non sia propriamente quel 2-3% che ci dicono gli studi, perché la studiamo poco. Per fare una battuta, per dire che non c'è una variante, basta non cercarla. Quindi secondo me bisogna stare molto, molto attenti su questo. La cosa positiva, detta la notizia negativa, la notizia positiva è che sembra che comunque la variante indiana dia ancora una buona, cioè che il vaccino dia ancora una buona copertura nei confronti della variante indiana se è stato fatto il richiamo, cioè se sono state fatte tutte e due le vaccinazioni. Sì. Sapete che in Inghilterra si era scelta una strategia abbastanza interessante, che sembrava positiva, cioè di raggiungere il maggior numero di persone con una sola vaccinazione e rimandare il richiamo. Ecco, forse col senno di poi, ma nessuno l'avrebbe detto all'inizio, il fatto di aver rimandato la seconda vaccinazione può aver favorito un po' la diffusione di questa variante. Ecco, e sulla somministrazione della vaccinazione eterologa, qual è il suo giudizio, visto che appunto, come ormai i nostri telespettatori sanno, agli under 60 non verrà somministrata come seconda dose, se hanno fatto AstraZeneca nella prima somministrazione, AstraZeneca, ma un altro tipo di vaccino. Ecco, sull'efficacia di questo mix, che cosa ci può dire? Ma guardi, in realtà probabilmente le cose stanno ancora cambiando un po'. E questo, guardi, ci dà l'idea del grosso problema di comunicazione che c'è stato su tutto il tema di questo vaccino dell'AstraZeneca. Innanzitutto il problema di fare una vaccinazione con un altro vaccino è fattibile. Ci sono alcuni studi già fatti in Europa, che però sono stati fatti su un numero molto piccolo di persone. Questi studi dicono che addirittura forse c'è una miglior copertura con un secondo vaccino differente dal primo, e che gli effetti collaterali non si differenziano grosso modo da quelli che si hanno vaccinandosi con i due vaccini dello stesso tipo. Quindi la cosa sembra fattibile. Secondo me il problema è che i nostri enti regolatori hanno giocato, non vorrei sembrare, come dire, voler usare un termine troppo negativo, ma diciamo hanno utilizzato dei termini molto salomonici, nel senso che i termini che venivano usati era opportunità, raccomandazione, fortemente raccomandato, che lasciavano un'ambiguità di fondo su che cosa fare. Ora, per esempio, l'AIFA ha deciso che la persona che fosse stata vaccinata col vaccino AstraZeneca in prima battuta e volesse rifare il vaccino AstraZeneca anche come richiamo, lo potrà fare. Questa decisione non è ancora stata recepita a livello del CTS del Ministero. Quindi in questo momento non è ancora chiaro quale sia il panorama sul richiamo. Però tenete conto di una cosa importante, che gli effetti collaterali dell'AstraZeneca ci sono stati tutti con il primo vaccino, non con il richiamo. Quindi fare il richiamo con questo stesso vaccino non dovrebbe creare dei problemi, cioè se si aveva un
un problema grave di tipo trombotico lo si aveva con la prima dose. Non si sono viste delle cose di questo tipo con la seconda dose. Quindi, soprattutto nelle persone più anziane, non dovrebbe esserci nessun timore a fare il richiamo anche con AstraZeneca. Ma questa posizione dell'AIFA aprirebbe il richiamo con AstraZeneca anche alle persone più giovani. Questo per darvi l'idea di come le cose stiano cambiando. Sì, uno scenario in continua evoluzione. Ogni due giorni sì. Grazie davvero professor Giustetto comunque per averci chiarito ancora una volta tutti i nostri dubbi, che ogni giorno ovviamente c'è una notizia nuova e tutti veniamo un po' colti così di sorpresa, quindi abbiamo bisogno di punti di riferimento, di fari luminosi come lei che facciano appunto luce su questa strada ancora oscura e tortuosa. Grazie davvero dottor Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei Medici di Torino. Grazie a voi, buon lavoro. Adesso siamo in studio, vedo che abbiamo già anche il prossimo ospite collegato. Io vorrei solo interpellare innanzitutto il nostro ospite Diego Sarno, consigliere regionale del Partito Democratico, che abbiamo invitato qua nei nostri studi. Vorrei sentire dal suo osservatorio anche il suo punto di vista riguardo alla campagna vaccinale. Tra l'altro, notizia anche questa di oggi, sappiamo che lei è molto vicino, un profondo conoscitore dell'associazionismo, dell'associazione appunto contro le mafie, ha contribuito alla diffusione anche di Libera, dell'associazione Libera in Piemonte, e quindi conosce molto bene questo humus che riguarda soprattutto le categorie più fragili. Ecco, dicevo, notizia di oggi che ad esempio il gruppo Abele si sta attrezzando proprio per avviare la campagna vaccinale tra i cosiddetti invisibili, cioè quelle persone ai margini, senza nome, senza volto. Ecco, quindi ci sono buone possibilità che possa prendere al più presto il via a questo progetto. E prima di tutto grazie dell'invito davvero, perché è importante discuterne, parlarne, fare informazione su questa bellissima iniziativa ovviamente del gruppo Abele, che è tra le prime, non è l'unica, quindi la città di Torino, in particolare la provincia, ma tutto il nostro Piemonte da sempre realizza storie e sostegni soprattutto per le fasce più in difficoltà, quindi è un bel modo di sentirsi comunità. E quindi davvero grazie a loro. Questa iniziativa è particolarmente importante, però c'è un dato ancora burocratico che non è sciolto e quindi stanno chiedendo e stiamo chiedendo insieme a loro alla Regione, come dire, di mettere quest'ultimo tassello per far partire questo hub, come ormai siamo abituati a chiamarli, hub per gli invisibili, cioè per quelle persone che non hanno casa, che non hanno reddito, che vivono per strada e che quindi hanno tutta una serie di difficoltà, e cioè per essere vaccinato tu giustamente devi essere anche rintracciabile e rintracciato e anche tracciato dalla sanità pubblica. Evidentemente un invisibile, diciamo un senza tetto per essere ancora più chiari, certo ha, come dire, come indirizzo di residenza la casa comunale, ma bisogna trovare il modo di, come dire, identificarlo in qualche modo. Allora, in questo senso la Regione deve studiare un elemento per far sì che quel lab possa, come dire, da un lato rintracciare queste persone e dall'altro, una volta fatto il vaccino, avere la possibilità di interloquire anche, come diceva il dottor Giustetto, anche per il richiamo. Perché poi molte realtà, come il gruppo Abele, vanno a prenderli e quindi non è un problema. Però devi avere, come dire, una regia, no? Esatto, una rete che possa andare a rintracciare quelle persone. E quindi, insomma, speriamo che da questo punto di vista la Regione faccia abbastanza in fretta su questo lato, perché non ci possiamo mai dimenticare dei più fragili e dei più deboli. E sulla campagna vaccinale, ci tengo a dire, sta andando avanti, il Piemonte si sta inventando cose nuove, quindi da questo punto di vista molto bene gli open day, gli open night, eccetera, però se mettiamo insieme, guardiamo in maniera un po' più puntuale i dati, vediamo che noi siamo abbondantemente sotto la media nazionale, però sia per la prima dose che per la seconda, perché noi siamo all'undicesimo, dodicesimo posto, poi queste classifiche si modificano giorno per giorno, però è costantemente, ci sono punte da 30-35%
di copertura, noi siamo sotto la media nazionale. La media nazionale tra prima e seconda dose sono intorno al 25% e noi siamo a metà del 23%, quindi dobbiamo cercare di accelerare un po' di più, insomma, per raggiungere alcune posizioni un po' più alte in classifica. Ecco, e coinvolgiamo a questo punto il nostro prossimo ospite collegato in streaming, che vedo. Benvenuto Andrea Cane, vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte. Benvenuto, grazie per aver aderito al nostro invito. Ecco, non so se è riuscito a sentirci e a sentire le considerazioni, le riflessioni di Diego Sarno, no? Che ha riconosciuto appunto l'andamento positivo del Piemonte, anche se ci sono ancora un po' anche delle sacche di resistenza, no? Ad esempio i 220.000 over 60 che non vogliono vaccinarsi. Adesso la regione sta appunto studiando come riuscire a convincere queste persone che non rientrano più nel radar, no? E quindi cercare anche col garante della privacy di avere l'autorizzazione per andare a ripescare, a ricontattare telefonicamente questi cittadini. Allora, lei fa parte anche della Commissione, tra l'altro, Sanità. Cosa ci può dire al riguardo? E poi c'è anche la fetta del personale sanitario ancora che appunto che non vuole vaccinarsi. Come sta procedendo la vostra iniziativa anche appunto di un'eventuale sospensione per quei medici, infermieri, operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi? Sì, innanzitutto grazie per l'opportunità di poter essere qua per la prima volta nella vostra trasmissione. Inizio proprio da quello che è stato citato prima, quindi ancora il grande numero di persone che per loro, diciamo, spontanea volontà non vogliono ancora aderire alle vaccinazioni. Per il resto io non parlerei di classifiche particolari, perché sennò direi che assisteremo all'ennesimo sciacallaggio mediatico che io, ahimè, devo assistere ad ogni seduta puntuale, non solo dei consigli regionali ma anche delle commissioni. Quindi assolutamente, quando sento dire che il Piemonte in una certa classifica e in un'altra, io rispondo semplicemente che il Piemonte ha un grande motore per le vaccinazioni, è riuscito a tirar su in pochi mesi una forma di sanità territoriale, quindi l'apertura di centri vaccinali anche nei comuni più piccoli di montagna. Caso è quello più eclatante, quello dell'operazione delle montagne Covid Free, e ve lo dice una persona che abita in montagna in un piccolo comune, e vi posso assicurare che la vaccinazione è andata nel migliore dei modi sia nei grandi comuni ma soprattutto quelli più piccoli, lontani dalle grandi città. Quindi mi viene molto da sorridere quando sento parlare di posizioni di statistiche, quando invece il Piemonte ha diciamo sempre smaltito in modo efficiente, questo l'ha detto anche il generale Figliuolo, tutte le varie dosi che arrivavano. Tra l'altro è notizia di ieri che arriveranno 8.000 dosi in più, è appunto una notizia che è arrivata direttamente dal generale Figliuolo. E poi, riprendendo anche il concetto delle montagne Covid Free, è un piano di vaccinazione che si è concluso, diciamo, ieri in oltre 200 comuni montani della nostra stessa regione. Sì, ed è stata un'operazione unica in tutta la penisola. Un'operazione, sono state vaccinate 70.000 persone, quindi questo andrà sicuramente a ripercuotersi positivamente anche su una delle principali leve del PIL del nostro paese, che è quella del turismo. Quindi si sta lavorando molto in questo senso, no? Quindi la montagna diventerà una meta Covid free come le isole, no? Come è stato avviato anche nelle isole che fanno parte appunto del paese. Esatto, proprio così. Possiamo dire che in meno di un mese, utilizzando tutti i vaccini disponibili, sono stati coperti almeno con una dose. Poi ricordiamo che chi ha fatto Johnson & Johnson basta una dose, insomma non avrà bisogno della seconda, sia i residenti che i lavoratori delle montagne. E ripeto, vi parla una persona che vive tutto l'anno in montagna, e non era un'operazione assolutamente facile. In certe località si è attivato anche l'utilizzo di camper, o altrimenti, per esempio, nelle valli dove abito io è stato aperto un centro vaccinale in Valle Orco, nel comune di Locana, che è diventata, diciamo, come a me piace sempre definire,
certa operazione un'eccellenza, in questo caso non solo un'eccellenza canavesana, ma una vera e propria eccellenza piemontese. E tutto ciò si va anche a fondere con i concetti che non solo io, ma il mio partito porta spesso avanti, cioè partendo dal concetto di ripopolamento della montagna, tutto ciò che può servire per portare, soprattutto in estate, non solo persone che vengano a fare le vacanze nelle nostre montagne, ma anche a viverle e Ecco, e ripopolarle. tra l'altro a questo E anche proposito lei mi ha dato l'assist proprio per parlare di un argomento che volevo affrontare con lei, no? Cioè il Piemonte scommette ad esempio sull'holiday working, no? Quindi la possibilità di, proprio per incentivare il turismo e dare la possibilità di prolungare le proprie vacanze, la possibilità ai turisti di soggiornare in alcune, appunto, mete della nostra regione e da qui anche poter lavorare in smart working. Ci vuole spiegare meglio questo progetto, in cosa consiste e quante persone spera di poter coinvolgere, no? Dando quindi uno slancio a questo settore così in crisi, così prostrato. esatto, è un argomento che a me sta molto a cuore anche perché il test era partito circa un anno fa proprio nei miei territori canavesani e negli ultimi mesi e settimane è ripreso e tra l'altro ringrazio anche l'assessore al turismo Vittorio Poggio per aver diffuso molto il termine operativo dell'holiday working, però si sente sempre parlare di questi termini inglesi, holiday working, co-working, smart working, ma alla fine che cosa significano tutti questi termini? Significano essenzialmente lavoro, e ce n'è sempre bisogno, e ripopolamento delle montagne dei piccoli comuni. Cosa vuol dire? Quindi non solo ciò che può essere la collaborazione con gli hotel e le strutture ricettive, ma anche la stessa entrata in gioco dei comuni, dei municipi, degli edifici comunali, in cui quando si parla di digital divide, per fortuna, di solito si può dire che gli edifici comunali e le strutture adiacenti ai municipi abbiano comunque delle ottime connessioni. Noi abbiamo fatto di recente, proprio in Valsoana, un vero e proprio stress test, che è un termine mutuato dall'informatica per descrivere in pratica un monitoraggio di efficienza e prestazione. E sono arrivati su da noi direttamente degli ingegneri, dei softwareisti, dei manutentori di Axians Italia, che è una multinazionale, e sono appunto riusciti in un po' di giorni non solo a lavorare, ma anche a fare ovviamente di sera e nelle ore di pausa i turisti. Quindi siamo riusciti a fondere appunto ciò che può essere la possibilità di lavorare in montagna, ma anche in un ambiente diciamo molto più avvantaggiato, meno stressante, con delle temperature che ovviamente in estate fanno anche diciamo venire più voglia di lavorare con un certo beneficio che ovviamente nelle città non ci può essere, però è un discorso che si può fare tutto l'anno. Quindi siamo riusciti insomma a fare veramente nella pratica, quindi non solo a parole, la dimostrazione che se uno vuole sfruttando quel poco di buono che ci è arrivato dal Covid, quindi quel poco di buono che è appunto stata la prova che si può anche lavorare a distanza in modo efficiente e proattivo. Ecco, io vorrei sentire Diego Sarno, intanto se ha qualcosa da aggiungere a quanto è stato detto, se vuole appunto commentare. Poi vorrei ampliare un po' il discorso, abbiamo parlato con appunto Andrea Cane dei piccoli comuni montani, dei comuni piemontesi, tra l'altro il Piemonte è la regione che ha più comuni, no? E che hanno anche tutti presentato le proprie istanze, i propri progetti in vista di questa PNRR, questo acronimo che ormai fa parte del lessico, è entrato nell'uso proprio perché se ne parla molto di questo piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono moltissimi i progetti che sono stati presentati, intorno ai 3.000. C'è stato anche un consiglio regionale straordinario a riguardo. Vorrei sentire appunto la posizione di Sarno su come si sta muovendo il Piemonte e poi dare la possibilità anche a Andrea Cane di replicare. Prego. No, ma la prima cosa a cui mi piacerebbe, mi piace replicare al collega Cane è
e che non è strumentalizzazione politica parlare di numeri, perché se no, signori, se non guardiamo neanche i numeri, che sono dei numeri, come dire, ce li hai lì, li guardi, li osservi e fai delle valutazioni. Io rispetto quando un collega magari è in difficoltà, però lo dico ad Andrea, le classifiche non è che lo si fa quando si è sotto l'ombrellone per parlare di calciomercato, questa è una cosa seria, i numeri sono una cosa seria e quindi abbiamo bisogno di numeri per comprendere e capire. Ci sono delle questioni interessanti che stanno, come dire, procedendo bene sul tema della campagna vaccinale, ma ci possiamo dire che ci sono alcune questioni che non vanno? I numeri rappresentano quelle cose che non stanno andando. Se ci sono regioni, lo ripeto, che sono al 35% di vaccinazione anche sulla seconda dose e noi siamo sotto il 23,5, c'è una differenza e non si può dire, proprio perché il collega Cane l'ha detto, che sono arrivate nuove forniture, che sia tutta colpa del nazionale. Ci sarà anche colpa del nazionale, ci mancherebbe altro, però questa è solo una precisazione per dire che i numeri ci servono, come Paola diceva, i numeri ci servono anche per capire il piano nazionale. Sul piano nazionale noi abbiamo criticato una cosa, nel senso che fare una grande mappatura, allora noi avremmo la possibilità di spendere circa, diciamo, 8, 9, diciamo per essere positivi, 10 miliardi di euro sul piano nazionale, sui fondi europei straordinari, perfetto. Il governo entro 5 anni, tra l'altro, rendicontandoli entro i 5 anni, cioè devi avere la capacità di rendicontare tutta la somma entro quella data. Allora noi, come dire, il governo ci chiedeva, cara Regione Piemonte come tutte le altre regioni, ditemi quali sono gli asset prioritari e i progetti prioritari, perché è vero che 8-9 miliardi di euro è cosa importante, ma se pensiamo a degli investimenti importanti sulla sanità, piuttosto che sullo sviluppo, sull'ecologia, sull'ambiente, poi alla fine sono tanti, sono importanti, ma ne sono infiniti. Allora, presentare a livello nazionale più di 3.000 progetti, io faccio alcuni esempi, l'aria condizionata o il riscaldamento straimportante di un comune di 500 persone per ridare a quella struttura un riscaldamento o l'aria condizionata. Certo che è importante, non sto dicendo che non si doveva fare e non si deve mettere magari nel piano di 7 anni dei piani europei, ma sul, l'hai definito bene, piano nazionale, quindi un piano nazionale della ripartenza e resilienza, mettere progetti del genere su 3.000, più del 70% sono così. Poi ci sono quei 20, 30, 50 progetti strategici. E allora tu dovevi avere la responsabilità politica di dire, cari comuni, datemi tutto perché mi può servire per il futuro. Ci sta, non è una brutta operazione, ma mi serve per il piano europeo dei prossimi 7 anni. Non dire al sindaco di Nichelino, io arrivo da Nichelino, al sindaco di Nichelino di presentare progetti per 70-80 milioni di euro. E poi gliel'ho già detto a Gian Piero, purtroppo, Tolardo, che è il sindaco, non te ne arriverà neanche mezzo, perché l'asset strategico sarà giustamente rivolto su alcune questioni. Credo che parleremo anche oggi dell'evoluzione Stellantis, Mirafiori, eccetera. Ecco, quello, caro Presidente Cirio, doveva essere all'interno del piano di resilienza, ma dal Piemonte doveva partire. Poi forse l'hanno messo, ma un secondo dopo. Allora, cosa ci può dire al riguardo? A che punto è la Regione, quindi, con questa, nella selezione, nella scrematura di tutti questi, questa miriade di progetti? Ecco, bisognerà quindi dare priorità ad alcuni, a non tutti. Come si fa a selezionare, scremare tutte le istanze che sono arrivate e non perdere questo treno così importante? Beh, allora, innanzitutto parto dall'inizio delle risposte del collega Sarno, in cui si riparlava di solito delle classifiche. Io posso capire il suo ruolo di opposizione, l'ho fatto anch'io tanti anni fa in un piccolo comune, quindi capisco benissimo le sue esigenze. Io cito un articolo della Repubblica in cui si parla e si ripete quello che abbiamo già detto prima, che uno dei problemi, che può essere anche un problema della statistica del Piemonte, è appunto per esempio lo zoccolo duro dei Novax, che si annida
tra gli over 60, quindi questo è che è più numeroso che altrove. Poi ripeto, potremmo stare a parlare per ore, anche fino a Ma sì, mezzanotte, del adesso fatto che il Piemonte possa essere guardiamo al la decimo, al ripresa dodicesimo. senza fare Io ho dei appunto. feedback, esatto, io ho dei feedback sul territorio che sono completamente l'opposto, quindi è solo per così mettere insomma in pace il collega Sarno su questo argomento. Per il resto riprendiamo ancora una volta, per l'ennesima volta, la discussione del PNR. Beh, per questo posso rispondere tornando proprio a pochi giorni fa sul fatto che la Commissione Autonomia, che è una delle commissioni che abbiamo in Consiglio regionale, è stata incaricata proprio a breve dalla Giunta di occuparsi della realizzazione del PNR. Quindi la Regione Piemonte in questo caso ha ripreso e rilanciato il metodo che era già stato adottato in precedenza, attivando un sistematico confronto con il partenariato economico e quindi anche con gli enti locali. Poi ripeto, possono essere metodi differenti, operatività differenti, bisogni differenti. A mio avviso e anche ad avviso del mio partito e della coalizione di centrodestra, il fatto di aver coinvolto tutti gli enti locali, avere fatto questo elenco, che effettivamente sì, è vero, può partire dalla ristrutturazione. Adesso faccio un esempio simpatico della bocciofila dietro il municipio, ma può arrivare a degli esempi strategici, quindi dei piani, dei progetti che possono coinvolgere l'intera regione, quindi avere, diciamo, delle importanze a livello europeo. Io penso che non sia stato nulla di male il fatto di aver fatto finalmente, nessuno l'aveva fatto prima di noi, una raccolta di tutto ciò che possono essere i progetti utili per il territorio. Io, scusate su questa deformazione professionale, ma mi piace sempre andare sul reale, sul territorio, su ciò che vedo nei miei occhi e non magari con l'occhio di un consigliere d'opposizione che è molto spesso parla per l'esigenza comunque di dover evidenziare sempre che l'avversario fa solo, diciamo, degli errori, ma va benissimo, insomma, ognuno fa la propria parte. Nel mio territorio, grazie a questa opera che è stata fatta dal presidente Cirio, è venuta fuori l'esigenza, per esempio, di poter costruire in futuro, ovviamente se arriveranno, se il progetto sarà approvato, una diga che ovviamente non solo produrrà energia elettrica, quindi energia pulita, ma potrà anche portare turismo nelle nostre vallate. È Quindi la adesso vi ho Giga fatto un Factory esempio di a cui caso. parlava Ecco, sulla di Gigafactory Stellantis, è l'ennesima, rientrerà in questa, esatto, insomma, è in questa l'ennesima serie di progetti. contraddizione, sfonda una porta aperta perché è l'ennesima contraddizione in cui sono a breve caduti gli esponenti del Partito Democratico, perché se è vero che il consigliere Avetta ha fatto un'interrogazione in Consiglio regionale chiedendo che punto era il progetto di talvolta Scarmagno dell'imprenditore Lars Castrom, mi pare di aver visto nella piattaforma in cui vengono caricati gli ordini del giorno di tutti i partiti la presenza di un ordine del giorno in cui i talvolta Scarmagno non viene proprio citata. Quindi non capisco perché si debba parlare solo di Stellantis, ma anche di altre opportunità. Quindi noi rilanciamo dicendo che non solo è importante a livello strategico parlare di Stellantis, ma anche importante parlare dell'altra opportunità che si è diffusa appunto in questi mesi, cioè il fatto di riqualificare tutta la parte dell'ex Olivetti, dell'ex stabilimento di Scarmagno tramite il progetto denominato Italvolta. Quindi insomma spero che i colleghi del PD anche loro possano chiarirsi un po' le idee su questi progetti. Quindi Giga Factory Stellantis comunque non rientra nel piano nazionale, mentre come ci ricordava il consigliere Cane, il Giga Factory invece che riguarda appunto l'area ex Olivetti a Scarmagno rientra tra queste progettualità appunto del PNRR. Prego Sarno, voleva aggiungere qualcosa? No, ma una No. battuta. No, infatti. Vabbè, non ho detto quello, infatti, non era quello il senso, però va bene. No, vabbè, lo Prego. dica pure, avrò Lascio lo capito male. spazio per Prego, precisare al faccio pure le collega. sue No, no, no. precisazioni. Ho rilanciato la posta, nel senso che ho sottolineato l'importanza del progetto Stellantis a priori. Però poi ho evidenziato anche il fatto che non c'è solo Stellantis, ma c'è anche un altro progetto molto importante
per la provincia di Torino e mi stupivo come mai, insomma, Non fosse stato l'avesse. depositato da qualche giorno un ordine del giorno in cui si parlava solo di Stellantis. Insomma, io penso che il Consiglio regionale, la Giunta regionale, gli assessori, il presidente Cirio e l'assessore competente che è Tronzano debbano sostenere tutti i progetti, quindi non solo uno. Quindi, insomma, chiedevo io così chiarificare maggiori chiarimenti ai partiti di opposizione. Se posso così Prego. direttamente, la prima battuta per rispondere a questa sollecitazione è che gli occhi hanno dei limiti. Se io guardo solo con i miei occhi, arrivo fino a un certo punto, perché non posso guardare fino in fondo a tutte le realtà possibili. Quindi capisco, come dire, forse un po' la parzialità di questo ragionamento che il collega fa. Io che ho un ruolo pubblico devo guardare e farmi aiutare da altri per guardare la complessità di un problema. E la differenza fra Olivetti e Mirafiori Stellantis è che Stellantis in questo momento ha un avvio, come dire, con delle basi più certe, diciamo così. C'è un'indicazione industriale precisa, c'è un posizionamento sul nostro paese preciso dell'azienda, c'è un'indicazione nazionale di 600 milioni di euro che potrebbero arrivare per quell'operazione lì. Certo che è anche importante trovare, come dire, ripristino e rivitalizzazione di uno spazio industriale come la ex Olivetti, ma se in questo momento abbiamo la forza di poter avere tutta una serie di condizioni che ci portano a raggiungere un obiettivo e andiamo su quello prioritariamente, non solo con i miei occhi, arrivo grazie con occhi di altri a raggiungere un obiettivo che sono anni che cerchiamo di rilanciare in questa città e che purtroppo negli ultimi 5 si è un po' fermato, ed è quello di rilanciare Mirafiori, ed è quello di rilanciare una produzione. Perché poi Stellantis fa la produzione delle batterie, poi magari avremo modo di parlare di tutto quello che è lo smaltimento delle batterie. E allora lì c'è tutto un altro capitolo con grande innovazione che potrebbe farci arrivare in testa, uso di nuovo, con dei numeri certi, ad una classifica, cioè dei primi produttori, non solo di batterie, ma del riciclo e, come dire, del riposizionamento dei rifiuti delle batterie elettriche. Perché se io prendo la batteria elettrica, la metto dentro ad una macchina, io non posso ancora tirare fuori solo la batteria, ma devo buttare l'intero involucro. Se noi arrivassimo prima a poter togliere la batteria, riciclare la batteria e usare quel rifiuto in un certo modo, ecco, noi avremmo lavoro per i prossimi 40-50 anni. Ecco perché, appunto, la dimostrazione del ragionamento del collega Cane definisce la strategia. 3.000 progetti, zero strategia. Una strategia che può portare con Stellantis posti di lavoro e sviluppo economico. Questa è, come dire, Sì. l'esemplificazione del ragionamento che ho fatto. Andrea Cane, dobbiamo purtroppo chiudere questo collegamento perché il tempo stringe. Se voleva aggiungere qualcosa telegrafico, altrimenti la devo ringraziare e salutare. Prego. Sì, velocissimo. Ovviamente concordo anch'io sul fatto di non tenere in considerazione 3.000 progetti, ma in questo caso sono due, li ritengo entrambi validi. Non sono solo parole mie, ma anche di Confindustria Canavese, quindi non mi pare che Confindustria Canavese si chiami Lega Salvini Piemonte, quindi noi volevamo solo ricordare all'esecutivo, siamo anche al governo insieme, tra l'altro con il PD, che in Piemonte già dalla metà del mese di febbraio era stata annunciata appunto la nascita di Talvolta. Quindi penso che sia un sito scarmagno che non sia stato scelto a caso, ma ha un legame veramente forte con una delle storie industriali più importanti d'Italia ed è stato tra l'altro anche ritenuto strategico per la vicinanza con il Politecnico di Torino e la sua ubicazione. Quindi insomma non farei troppe ragioni di campanilismo, ma direi semplicemente che sono entrambi due progetti validi della provincia di Torino da portare avanti Certo. insieme al governo e ripeto, siamo insieme al governo, quindi non ci Certo. vedo nulla di male a alzare la manina anche per il territorio canavesano. Assolutamente. Grazie davvero Andrea Cane, vicepresidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale. Grazie per la sua partecipazione. A risentirci e buon lavoro. Grazie a Bene. voi, buona serata, grazie. Adesso è arrivato il momento di voltare pagina. Se poi Sarno vuole aggiungere qualcosa, ne ha assolutamente facoltà, ma è arrivato il momento di.
dedicarci alla nostra rubrica consueta che chiama in causa ATC, l'Agenzia Territoriale per la Casa, con Carola Quaglia, responsabile dell'Ufficio Stampa e Comunicazione di ATC Piemonte Centrale. Ce l'avevamo appunto messe prefissate come obiettivo quello di puntare il focus su questa iniziativa davvero carina, Cortili d'Arte si chiama. Cortili d'Arte. È un'iniziativa che al secondo anno consecutivo, un'iniziativa promossa dalla città di Torino insieme con la Fondazione Contrada, che so che si collegherà con noi a breve, e quest'anno appunto arriva alla seconda edizione. L'idea è nata lo scorso anno, quando il distanziamento dovuto all'emergenza sanitaria era, se vogliamo, anche peggiore, no, di quello di quest'anno, quindi non c'era la possibilità di assistere a spettacoli, manifestazioni, concerti in giro per la città, e quindi la città di Torino si è inventata questa manifestazione che ha portato gli spettacoli direttamente nei cortili della città. Tra i cortili selezionati ce ne sono stati molti di case popolari, proprio perché i nostri quartieri si prestano proprio per la loro costruzione, no? Per il disegno architettonico, a fare un po' da quinta teatrale. L'iniziativa ha avuto grande successo, i residenti l'hanno apprezzata moltissimo e siamo molto contenti che quindi anche quest'anno siano stati scelti i cortili di ATC. Numerosi cortili. Ecco, ci puoi fare qualche esempio dei, sì, certamente, cortili coinvolti? Allora, intanto, ma poi lo diremo, il primo spettacolo sarà la prossima settimana, il giorno di San Giovanni, quindi giovedì 24 giugno. Tra i cortili ATC ci sono i cortili di Via Poma, Mirafiori Nord, poi ci sono quelli di Via Ghedini e Regio Parco, e ci sono quelli del complesso di Corso Novara, Via Como in Aurora. Ci sono anche altre location che poi magari racconteremo. Sono spettacoli, è importante dirlo, riservati ai residenti, quindi sono spettacoli di cui potranno fruire dai balconi le persone che soltanto vivono in quei quartieri, quindi non possono imbucarsi, non possiamo, a meno che non vengano invitati a casa di qualcuno dei nostri residenti. Però ovviamente siamo molto contenti che abbiano scelto i nostri cortili, e ci sembra anche una bella iniziativa nei confronti di tante famiglie che a causa dell'emergenza sanitaria magari hanno portato anche una maggiore fragilità economica, quindi quest'anno dovranno rinunciare ad esempio alle vacanze e avranno insomma almeno la possibilità di godersi un bello spettacolo. Ecco, vedo l'hai chiamata e vedo che si è collegata con noi Giorgia Ciattoni dell'Ufficio Stampa Fondazione Contrada Torino Onlus, benvenuta, grazie per essere qui con noi. Allora, ci racconti quindi, Giorgia, come si svolgerà, quali saranno appunto gli appuntamenti più significativi, più interessanti, previsti in cartellone. Carola ci ha ricordato che il tutto prenderà il via proprio il 24 giugno, festa di San Giovanni. Sì, l'occasione di San Giovanni, sì. Sì, diciamo, ci tengo a dire che questo progetto nasce l'anno scorso durante il lockdown, perché ci chiedevamo chi fosse più colpito appunto dalla pandemia, e quindi diciamo il settore culturale, e ci siamo chiesti cosa si poteva fare, e abbiamo detto portiamo la cultura a casa delle persone, dato che comunque l'estate sarà un'estate diversa. E così la Fondazione Contrada Torino, sostenuta da IREN, patrocinata dalla città di Torino e dalla Federazione Nazionale Artisti di Strada, in collaborazione poi con le circoscrizioni, appunto con l'ATC e le associazioni di territorio, ha fatto sì che questo potesse avvenire. È successo anche lo scorso anno, replichiamo il format quest'anno, che sarà pressoché simile a quello dello scorso anno, ma come ricordavate voi sono cortili privati, ma proporremo a settembre degli spettacoli nei centri di protagonismo giovanile che saranno fruibili da tutti quanti. Poi più in là vi faremo sapere le date e chi si esibirà. Posso dirvi che ci sono stati otto gruppi vincitori che si esibiranno, e saranno l'Associazione Culturale Dramelot, Ali Ghost, il Menù della Poesia, l'Associazione Culturale Klug, l'Associazione Culturale Francesco Tamagno, Ambra Bergamasco, l'Associazione Culturale Teatro a Canone e l'Associazione Culturale Concertino dal Balconcino. Purtroppo non possiamo dirvi quali sono tutti i cortili coinvolti. Certo, ma c'è una sorta di filo conduttore, fil rouge che collega tutte queste esibizioni? C'è un tema centrale, un leitmotiv? Allora,
No, in realtà il Fil Rouge non c'è perché l'idea era proprio di portare l'arte nei cortili a casa delle persone, proprio in un momento in cui l'arte non era fruibile. Sono stati scelti, i gruppi vincitori sono stati scelti da una commissione che ha giudicato tanti progetti che sono arrivati lo scorso anno, quest'anno sono stati scelti da una shortlist dei vincitori dello scorso anno. E il leitmotiv vero e proprio è dare la possibilità di fruire la cultura a casa in un momento in cui la cultura è difficilmente fruibile, anche se sappiamo che adesso un pochino si sta Certo. riprendendo tutto, però. Carola, E questo. sta apprezzando l'utenza ATC iniziative di questo Lo scorso tipo? anno aveva avuto grande successo e quest'anno sono molto curiosa perché ho visto, poi magari Giorgia ce lo può spiegare meglio, nel programma che addirittura c'è uno spettacolo che prevede la partecipazione dei condomini, quindi in qualche modo verranno coinvolti nello spettacolo. Questo è interessante, insomma, spero di riuscire a vedere qualche foto o qualche video rubato. Ecco, Ci Giorgia, sono. Sì, prego. ci sono diversi gruppi, anche l'anno scorso, che prevedevano la partecipazione appunto dei fruitori. Tra questi, se non mi sbaglio, Dramelot, che nelle 5 giornate, nelle 4 giornate nelle quali sono state appunto nei cortili, hanno creato uno spettacolo vero e proprio insieme ai condomini che si sono esibiti nell'ultima giornata di spettacoli. Questo è uno degli esempi che mi veniva in mente. O Teatro a Canone, credo, che facesse proprio delle balconate liriche in cui coinvolgevano nel coro anche i condomini direttamente dai balconi. Molto bella questa iniziativa, insomma, sicuramente rendere partecipi anche gli inquilini è un'idea originale, Poi i caro. nostri inquilini, devo dire, quando ci sono queste iniziative partecipano sempre con grande entusiasmo e devo dire, volentieri diventano poi parte del processo Protagonisti creativo. proprio. Bene, tra l'altro volevo ricordare che anche Diego Sarno è fondatore del gruppo ACMOS che abbiamo avuto ospite, no, l'altra La settimana scorsa. settimana. Abbiamo parlato di coabitazioni, quindi sicuramente c'è un filo che unisce anche il mondo ATC con le associazioni ONLUS di cui costantemente diamo conto. Giorgia Ciattoni, abbiamo pochi minuti, volevi aggiungere qualcosa a quanto è stato detto? Abbiamo dimenticato, tralasciato qualche altro particolare? Volevo solo aggiungere che questo è un format, sì, nato in un momento emergenziale, ma che speriamo dall'anno prossimo di estendere un pochino di più e quindi di aprire i cortili non solo ai condomini, ma speriamo di fare degli spettacoli fruibili da tutti, e un po' come faremo insomma a settembre nei centri di protagonismo giovanile, ma nei cortili dei condomini. Bene, io ringrazio quindi Giorgia Ciattoni che fa parte Grazie dell'ufficio stampa Fondazione Contrada Torino Onlus. Grazie. Peccato che questi a voi. Grazie. appuntamenti appunto siano solo riservati agli inquilini, quindi Cercheremo di però. imbucarci, Paola. Bene, grazie ancora allora, buon lavoro e a risentirci. Grazie. Ciao. Bene, abbiamo pochissimi minuti e vorrei dare la possibilità a Sarno di lanciare un suo messaggio ai piemontesi che ci stanno seguendo. Insomma, siamo ormai, come dire, più fiduciosi, guardiamo con più speranza e ottimismo al futuro. Quindi, quali prospettive e sfide dobbiamo affrontare adesso e con quale spirito? Ma la prima cosa che mi viene da dire è la grande voglia di ritornare a socializzare, ad essere comunità. Ricordavi prima, io in una delle case TC, quando ero un po' più giovane, però molto più giovane, ho fatto questa esperienza di coabitazione solidale ed è stata un'esperienza straordinaria. La vicinanza umana, la relazione umana è molto importante, soprattutto per i nostri figli. C'è una differenza straordinaria quando i bambini sono tornati al nido e quando non ci andavano per via della pandemia. Quindi un grande, come dire, in bocca al lupo di ricominciare a vivere insieme momenti di collettività. Molto bello questo tuo messaggio, grazie ai nostri ospiti, Carola Quaglia, ufficio stampa TC, come sapete, Diego Sarno, consigliere regionale, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui, l'appuntamento come sempre domani con In Prima Linea a partire dalle 15:30 insieme per una nuova diretta. Grazie ancora e arrivederci.